Se il tuo sogno fosse quello di creare la squadra ideale, diventare un famoso calciatore o calciatrice e perché no, magari arrivare a stringere fra le mani la tanto desiderata coppa, beh, questo potrebbe essere il gioco che fa al caso tuo. Ma per realizzare questo sogno avrai bisogno di una console capace di regalarti altrettante soddisfazioni. Ecco perché oggi vedremo insieme EA Sports FC25. Come gira su Xbox Series S? Kameame ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Mont e come fatto anche l'anno scorso siamo qui per vedere insieme infatti come gira il nuovo gioco di Electronic Arts sulla piccolina di Microsoft. Quest'anno però con una novità, a differenza dell'anno scorso infatti ho potuto valutare il titolo anche su Xbox Series X, quindi diciamo che oggi faremo un po' una comparativa fra le due console, cioè Serie S e Serie X. Ma prima di iniziare la mia analisi vi ricordo che anche voi potete provare gratuitamente, diciamo così, il titolo per almeno 10 ore. Tutto questo infatti lo potrete fare a prescindere dalla console con un abbonamento a EA Play, servizio che per correttezza vi ricordo essere compreso anche nel Game Pass Ultimate. Infatti è così che ho potuto provare il titolo. Detto questo, partiamo subito con l'analisi su Xbox Series S, dove è possibile trovare una sola modalità grafica, impostata di default dagli sviluppatori sull'opzione grafica migliorata. Come potete vedere a schermo, teoricamente questa impostazione dovrebbe vantare anche il ray tracing, cosa che però vi ricordo su Xbox Series S non è possibile fare. Evidentemente non avevano lo sbattimento di eliminare questa dicitura su Xbox Series S. Passando però a qualcosa di un po' più tecnico, posso dirvi che un po' come è successo l'anno scorso, FC25 su Xbox Series S gira a una risoluzione di 1080p. Come l'anno scorso, un 1080p veramente molto pulito, molto ben fatto, anche se credo essere un 1080p dinamico e non nativo. Nonostante questo, durante le mie partite non ho da segnalarvi cali di risoluzione, anzi, se posso dirvi la mia, a livello tecnico, quindi a livello anche di texture e quant'altro, posso dirvi che ho visto un minimo, seppur minimo, miglioramento rispetto al titolo dell'anno scorso, soprattutto, a mio dire, per quanto concerne la realizzazione dei giocatori. Quindi per l'appunto, se non enorme, è visibile un piccolo passo avanti. Passando invece al lato prestazionale, è rimasto tutto invariato rispetto al titolo precedente, quindi possiamo godere, durante il gameplay, di 60 fps, veramente stabilissimi, immobili, da lì veramente non si scende, eccezion fatta per i momenti in cui passiamo a quelli che io definisco i filmati, cioè quello che possiamo vedere all'inizio della partita, durante le esultanze o durante il replay, dove, e questo vi ricordo succede su tutte le console, passiamo da 60 a 30 fps. Per concludere l'analisi prestazioni su Xbox Series S, posso dirvi con piacere che rispetto all'anno scorso, il momento in cui andiamo a stringere la coppa può vantare, se così si può dire, un frame rate un pelino più stabile. Niente ovviamente che faccia urlare al miracolo, però anche lì è un piccolissimo passo avanti. Sarò più breve invece nella mia analisi su Xbox Series X, dove sinceramente non c'è tantissimo da dire. Nonostante su Xbox Series X siano presenti due modalità grafiche, cioè la modalità grafica migliorata e la modalità con preferenza alla risoluzione, a livello tangibile posso dirvi che non c'è poi un abisso fra le due console. L'unica differenza la possiamo trovare infatti, come spesso accade, nella risoluzione. Nella modalità con grafica migliorata su Series X infatti la risoluzione arriva a 1440p, però anche in questo caso 1440p dinamico. Questo effettivamente su Xbox Series X l'ho trovata la modalità migliore, perché per quanto quasi impercettibile, il ray tracing in alcuni momenti devo dire che fa il suo sporco lavoro. Ho trovato infatti l'illuminazione di questa modalità grafica sicuramente più godibile della sua controparte con preferenza alla risoluzione. Quest'ultima infatti, come dice anche il suo nome, predilige la risoluzione, portando la risoluzione del gioco a 2160p, cioè il 4K. Attenzione però, anche in questo caso un 4K dinamico. In questo caso io personalmente non ho notato enormi differenze in quelle che sono le texture generali su Xbox Series X o quant'altro. Probabilmente bisognerebbe studiare con occhio un po' più attento il gioco per trovare evidenti differenze fra le due modalità grafiche. Anche qui, volendo concludere parlando delle prestazioni su Xbox Series X, posso dirvi una cosa: le prestazioni sono praticamente identiche alla versione Xbox Series S. Parliamo infatti durante il gameplay di 60 fps e
30 fps durante i filmati, per l'appunto, o le esultanze. Leggermente migliore, fra l'altro, l'esultanza con la coppa, con qualche calo di frame in meno rispetto alla versione Xbox Series S, ma anche qui niente che faccia urlare particolarmente al miracolo. In conclusione, ragazzi, sarò molto breve: non ci sono enormi differenze fra la versione Xbox Series S e la versione Xbox Series X, se non, come spesso accade, nella risoluzione fra le due console. Ma sinceramente, detta fra noi, in un titolo calcistico non credo che andiate a cercare il fotorealismo, per l'appunto, nel capello di Messi o quello di Cristiano Ronaldo. Penso che più in generale vi possa interessare soprattutto il lato prestazionale, che per l'appunto, come già detto, su Xbox Series S è ottimo tanto quanto su Xbox Series X. Detto questo, ragazzi, come sempre io spero di esservi stato utile. Qualora fosse stato così, vi invito a lasciare un bel like qui sotto, così da farmelo sapere. Se avete domande in generale su quello che vi ho spiegato oggi o su Xbox Series S più in generale, il box dei commenti è a vostra completa disposizione. Se avete domande tecniche su FC25, vi posso assicurare che non sono io l'esperto di settore che state cercando. E infine, come doveroso che sia, io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia fino alla fine. L'appuntamento è un prossimo video e, come sempre, Kame Ame. Ciao!